libertà delle donne significa intanto prendere coscienza che le donne ci sono. Sono titolari di diritti e sono anche titolari di dire come amerebbero che questi diritti fossero declinati. Perché non è detto che debbano essere declinati come sono per gli uomini, che certamente ne hanno inventati molti e io sono d'accordo, hanno inventato anche tante cose importanti, per esempio le donne sono diventate di più perché moriamo meno di parto, anche a conseguenza della medicina per lo più praticata e inventata dai maschi, riconosco volentieri, ma non vorrei che adesso per recuperare il primato cominciano a farci morire di parto, perché in questo appunto oramai abbiamo acquisito conoscenze sufficienti per dire no, questa roba non ce la fate perché è contro di noi, per l'appunto. Allora, vedete come ragionando intorno alle parole si capisce che politicità profonda c'è in questa rivendicazione del movimento delle donne ovunque, che il linguaggio sia sessuato. Cioè, ma cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Fatelo allora se è una cosa così da poco. Ma questa parola in italiano non c'è. Allora bisogna sapere che solo le lingue morte non cambiano. Fino a che una lingua è viva, se una parola non c'è, si inventa, assolutamente. E quindi dire che in italiano questa parola non c'è vuol dire che l'italiano è una lingua morta, è quasi una lingua morta, ma non ancora, perché serve tenerla un pochino viva prima che sia sopraffatta da qualche altra lingua, diciamo, più omogenea in qualche modo. Allora, dire che la libertà delle donne è una cosa importante significa dire che diventa importante perché stabilisce le caratteristiche della democrazia reale di un paese. Per esempio, noi consideriamo l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro, democratica vuol dire rappresentativa in questo caso, perché è una repubblica non presidenziale ma parlamentare, per intanto ancora speriamo che resti così. Allora, parlamentare, rappresentativa. Questa addizione costituzionale dell'articolo 1 non è reale, perché le istituzioni italiane non sono rappresentative dal punto di vista di genere, nemmeno dal punto di vista di classe veramente. Certamente per nessuna di queste due fondamentali maniere di analizzare le persone umane nella loro collocazione o rispetto al genere o rispetto alla società. Se le donne rivendicano, se noi donne rivendichiamo la nostra libertà, intendendosi come maniera di concepire se stesse, di comunicare se stesse, di trovare risposta, di trovare anche conflitto e poi contemperamento dei diritti rispettivi, questo significa che noi possiamo far diventare la democrazia reale e non soltanto formale, come è per intanto anche nei paesi che si dicono democratici. Non è democrazia il fatto che si va a votare ogni 4 o 5 anni, se non si va nemmeno a votare è peggio, ma se non si va solo a votare e magari con delle formule di legge elettorale che non consentono poi l'espressione reale della volontà popolare, oppure con una gestione dei mezzi di comunicazione che impediscono ai discorsi di passare, allora mi fermo, dico ancora un esempio e mi fermo. Come si fa per rendere reale questa proprietà della parola, questa idea, potere della parola? Bisogna intanto esercitarlo, non c'è nessun'altra maniera che quello, esercitare il potere della parola, assolutamente, non smettere mai di dire no, io ho avuto da dirigere una rivista, ho preteso di chiamarmi direttora, ma perché direttora, ma insomma, sì, ho detto, sì, è un po' uno snobismo femminista, c'è anche direttrice, ma nell'italiano direttrice è direttrice didattica, l'unica donna a cui fosse riconosciuto il titolo che dirigeva era la direttrice didattica, perché se era direttrice di banca non c'è neanche una, ma sarebbe stato direttore di banca, ovviamente. Allora, io voglio dire direttora, perché direttora? Perché mi interessa di dimostrare che anche una lingua neolatina di un paese cattolico come la Spagna può essere meno maschilista dell'italiano, perché direttore è un ispanismo, no? Perché nello spagnolo basta mettere A alla fine di una parola e diventa femminile, e lo spagnolo è una lingua neolatina come l'italiano, e la Spagna è un paese cattolico circa come l'Italia, nonostante che abbia queste due caratteristiche la sua lingua è meno maschilista dell'italiano. Allora, dall'uso del linguaggio ci si appropria di argomenti che hanno questo vantaggio di non essere stupidi e di poter anche essere, diciamo, riassunti in una battuta rapida. In questo momento in Italia il dibattito politico è talmente sottoterra, proprio scemo, vacuo,
che se tu rispondi a tono diventi scema, cioè, ti tira giù proprio. Allora bisogna trovare la maniera. Mi è capitato di dirlo non molto tempo fa a un convegno a Milano: pratichiamo lo sberleffo politico, perché quando un argomento è scemo tu devi trovare una risposta che dimostri che l'argomento è scemo, non che è sbagliato. Quello si dovrebbe già sapere. Per esempio, io mi ricordo nelle prime riunioni femministe, alla fine di tutto c'era sempre qualche signore, uomo, che prendeva la parola dicendo: sì, ma il cervello delle donne pesa meno. Sempre. Allora, se tu dici sì, ma la massa corporea hai già perso. E invece io cosa rispondevo? Sì, ma anche un diamante pesa meno di una zucca. Che non è vero, perché un diamante grosso come una zucca peserebbe molto di più di una zucca. Però che cosa capiva lui? Che io ero un diamante, lui era una zucca, bastava quello.